ha tagliato il traguardo delle 80 candeline al Ceste Vitri, uno degli imprenditori più illuminati della provincia di Pesaro Urbino, che con i suoi tre brand Rivacold, Vitrifrigo e Rav, che compongono il gruppo VAG, ha creato nel polo di Vallefoglia un'eccellenza internazionale per la produzione di impianti di refrigerazione che dura da oltre mezzo secolo. 80 anni di infiniti traguardi è stato il sottotitolo di una festa glamour tenutasi venerdì sera alla Vitrifrigo Arena, palasport pesarese che porta proprio il nome di una delle creature aziendali di Alceste. Una festa con oltre 1500 invitati fra dipendenti, colleghi, collaboratori, autorità e pure la Carpegna Prosciutto Basket. Una festa per 80 anni nel solco di una straordinaria parabola lavorativa. Per questo è emozionante, questi giorni ci pensiamo, ma è emozionante vedere da quando sono partito tutti i traguardi arrivati e ancora ne abbiamo di strada da fare. Con la famiglia, con i figli, con la squadra, con i collaboratori che sono veramente bravi, abbiamo fatto delle buone scelte, perciò siamo tutti legati. Penso che anche se sono tempi difficili li supereremo. Naturalmente sto delegando, hanno fiducia e collaborano con me, io cerco di parlarne e consigliare. Hanno fiducia perché io vedo il futuro, magari meglio di loro, con tutti questi anni passati nel lavoro. Al fianco di Alceste i figli, nonché vicepresidenti del gruppo VAG, Alessandro e Roberta, che hanno organizzato la festa. Abbiamo pensato di festeggiare questo compleanno così importante con tutti i nostri colleghi, dipendenti e amici. Infatti siamo in 1500, ovviamente l'organizzazione è stata abbastanza impegnativa perché così tante persone, però abbiamo avuto l'occasione di poterlo fare in questa arena che porta il nostro nome e quindi abbiamo trovato la location giusta, la compagnia giusta e l'abbiamo organizzata pensando a noi, come noi siamo una grande famiglia, ci riteniamo una grande famiglia con tutti i nostri collaboratori. E quindi abbiamo voluto regalare questa serata anche a loro di divertimento e di tante emozioni. E visto che Alceste Vitri da sempre ama girare in bicicletta fra i suoi stabilimenti produttivi, i dipendenti hanno ben deciso di regalare una bici da corsa al proprio presidente. Regalo che la famiglia Vitri ha fatto anche alla comunità pesarese con una donazione di 35.000 euro all'unità di radioterapia oncologica dell'ospedale di Muragna. Un compleanno, ma è anche la dimostrazione del lavoro che in 80 anni è riuscito a fare Alceste Vitri. Un grande lavoro industriale, tanto lavoro dato a tante famiglie della nostra provincia e al tempo stesso grandissimi risultati. Risultati per sé, per la sua famiglia e il fatto che questo palasport porta il nome di Vitrifrigo è anche la dimostrazione dell'attaccamento che ha al nostro territorio. Davvero questi imprenditori come Alceste sono l'architrave economica della nostra società, dobbiamo essergli grati e oggi ovviamente festeggiamo i suoi 80 anni e gli auguriamo ancora tantissimi anni a lui e alla sua famiglia di grandi successi industriali e di conseguenza di grande ricaduta economica e di benessere per tutta la provincia.